Dominikos Theotokopoulos, meglio noto come Il Greco, artista di talento e grande ispiratore di pittori legati all'espressionismo e al cubismo, una carriera piena di opere suggestive, tra queste va senza dubbio ricordata l'Annunciazione, tela realizzata tra il 1596 e il 1600, quando Il Greco si era già affermato in Spagna dopo un soggiorno decennale in Italia. Oggi questo dipinto approda ai Musei Capitolini nell'ambito di un progetto di scambio con il Bornemisza di Madrid. Nell'estate scorsa è stato prestato da noi a loro la Buonaventura di Caravaggio e all'interno di un accordo loro ci hanno dato in cambio questo bellissimo quadro del Greco. Un lavoro significativo pensato in principio per essere incluso in un quadro di più ampie dimensioni. È il modello definitivo per un quadro molto grande oggi al Prado, a sua volta parte di un maestoso retablo, una palla d'altare enorme che Il Greco aveva realizzato proprio negli ultimissimi anni del Cinquecento per un collegio agostiniano di Madrid e che era stato smembrato all'inizio dell'Ottocento perdendosi nella memoria. Tonalità piuttosto cupe, colore steso sulla tela in maniera veloce e sicura, l'Annunciazione mette in rilievo la maturità raggiunta dal Greco verso la fine del XVI secolo. Riusciva a coniugare le caratteristiche iconografiche, diciamo tradizionali, della pittura religiosa con questa sua capacità di tradurre l'immaginazione senza tener conto dei confini, diciamo, dei profili delle figure. Esposizione visibile in Piazza del Campidoglio fino al 17 aprile. Amanti e studiosi del Greco sono avvisati.